Buongiorno. Io prima di presentare i miei amici ho da fare una precisazione e rivolgere delle scuse. La precisazione è questa, rivolta verso un tifoso milanese, mi hanno detto, che se l'è presa per un articolo che io ho scritto sul Feralpi. Lungi da me di pensare di essere irridente, volevo essere soltanto ironico nei confronti di questa squadra simpaticissima. Tra l'altro a Salò, città splendida, bellissima, ci ho fatto pure le vacanze, quindi non è un problema. E sono stato trattato molto bene dagli abitanti di Salò, quindi era soltanto un modo per sdrammatizzare questo. In ogni caso, io oltre a porgere le doverose scuse, dico pure che la battaglia di Salò, relativa sconfitta sonora, a Lecce probabilmente è servita, perché è servita a mettere a nudo le eventuali pecche che in questo momento ci stanno. Di questo ne parleremo e ci parlerà della prossima partita anche il mio collega Vittorio Renna e Andrea Mazzotti. Salve. Il quale Vittorio parlerà subito del Sud Tirol, se ci sono incontri precedenti. Beh, no, non ce ne sono. Anche questa squadra è una squadra che incontriamo per la prima volta. Il Lecce non l'ha mai incontrata, il Sud Tirol, è la prima volta. Ed è la 197esima squadra che il Lecce incontra nella sua storia in campionato. Poi col Carpi arriveremo a 198 squadre. Quindi non ci sono precedenti perché non abbiamo mai giocato. Niente, torniamo a parlare del nostro Lecce che sta attraversando. Quindi abbiamo limitato proprio al massimo la squadra avversaria, perché non ci sono precedenti. Non ci sono precedenti. Il precedente sarà domenica. È la prima volta. Invece, che giochiamo. Parliamo di queste quattro pappine che il Feralpi, con merito, torna a dire, ci ha rifilato. Ma più delle quattro pappine, Mario, io mi soffermerei sul momento del Lecce. Un momento del Lecce che è cominciato 20 giorni fa, quando a Pavia abbiamo fatto una brutta partita, quando a Lumezzane abbiamo perduto, quando con la Reggiana, con molta fortuna, siamo riusciti a vincere, perché è stata una fortuna. Il risultato all'85esimo era di 1-1, poi si è trovato Giacomazzi in un posto in cui non si doveva trovare, perché lui stesso ha detto che non vuole giocare da trequartista, quindi era una posizione che non doveva esserci. Giacomazzi si è trovato per sbaglio ha avuto un rimpallo favorevole, per sbaglio ha incrociato il pallone e lo ha mandato nell'angolino, quindi per ma queste con possono molta capitare fortuna, nel calcio sto tipi sì, di sbagli no, per, non dire, sono... per dire che il molto, momento molto non è buono. In quattro partite avremmo fatto tre sconfitte e un pareggio. Il momento non è buono, non è ma buono. Indubbiamente è una... è completamente diversa da quella di due mesi fa, tre mesi fa. Vediamo l'animo diverso di un tifoso. Andrea, qual è questo momento, lo stato d'animo tuo? Lo stato d'animo è... ti vedo troppo battuto, molto freddo, infatti tieni sto giaccone proprio perché non hai il calore in questo momento. No, perché quando vedi giocatori chiamati a scendere in campo e non danno tutto in campo, la voglia di lottare, scendono deconcentrati, è normale che poi prendi quattro schiaffi anche dall'ultima in classifica. La qualità... Domanda, scendono deconcentrati oppure i limiti tecnici di alcuni stanno emergendo adesso? No, secondo me la squadra è stata allestita per vincere il campionato, certo. Ha tutte le qualità per vincere il campionato. Cioè, la squadra fino a qualche domenica fa eravamo la squadra più forte che potrebbe fare bene anche in Serie B. Adesso non penso che siamo diventati dei brocchi. Andrea, secondo me... credevamo di essere la squadra più forte, credevamo. No, Mario stava dicendo. No, io dicevo una cosa. Per caso sono i limiti tecnici, hai detto tu. Non sono stato chiaro nei riguardi di Andrea. No, forse lui appunto non ha afferrato questo. Cioè, io parlavo di limiti tecnici perché. Se io sono X che ha giocato in Serie A, posso anche un attimo giocare male, tu mi accusi dicendo chiaramente non ci ha messo l'impegno. Ma se io inizialmente e tendenzialmente sono un giocatore da C, pretendo di essere uno di A e faccio gli errori di uno di C, ecco qual è il fatto, non è più colpa mia se non nella testa, sì, ma al perché di là i miei limiti sono quelli, come ma dice tu puoi Vittorio. Essere anche un giocatore di Serie C, ma se in campo non scendi concentrato, determinato, hai ragione, con la voglia di dare tutto in campo, giocare col sangue agli occhi e dare tutto per la maglia, cioè, pure l'ultimo in classifica ti può mettere in difficoltà e si è visto a Salò. 18 gol al passivo per una squadra che è prima in classifica non è più un problema come io pensavo di centrocampo e corso, no. È un problema, che abbiamo è un problema anche di talune delle amnesie difensive, delle lacune
difensive, questo è scontato. Però io, Andrea, dico, a questo punto dobbiamo renderci conto, noi 20 giorni, fino a 20 giorni fa, quindi a settembre, ottobre, novembre, eravamo convinti di avere una super squadra, infatti i giornali, io sono convinto di avere una super squadra, se abbiamo delle difficoltà e delle lacune in difesa. No, io invece non sono d'accordo, non sono convinto che abbiamo la super squadra, abbiamo delle grosse difficoltà, noi abbiamo una squadra mediocre. Ma queste grosse difficoltà, Vittorio? Una squadra mediocre, può sembrare strano quello che sto dicendo, una squadra mediocre, abbiamo una difesa inguardabile, io i quattro giocatori che hanno giocato domenica a Salò li toglierei tutti e quattro, farei giocare io, il Semenzato, il Vinicius, sono d'accordo con te per quanto riguarda la difesa, il Tomi, cioè ecco, no, perché Esposito. Abbiamo preso i quattro gol Esposito, cioè quei quattro sono impresentabili, sono giocatori nemmeno di Serie C, ecco io, perché io mi auguro che la società a gennaio proceda e provveda immediatamente, perdonatemi, consentitemi, io la vedo in maniera leggermente diversa. Ha ragione dal mio punto di vista anche Andrea quando dice il Lecce ha una squadra tale da dover vincere questo campionato. Perché? Perché ha molta qualità in alcuni. E in Serie C, caro Mario, mi insegni che in Serie C non serve solo la qualità. Esatto, ma se non hai... è che quello ti sto dicendo. Cioè il Lecce ha potuto evidenziare la sua qualità nelle prime partite quando ancora c'erano gli assestamenti per tutti gli altri. Quindi nelle prime partite, ho fatto l'esempio, noi abbiamo avuto un Bogliasino che era un realizzatore, abbiamo avuto gioco spumeggiante, scintillante, perché? Perché gli altri, però adesso gli altri sono cresciuti probabilmente dal punto di vista anche fisico, sono squadre forse più giovani in alcuni settori chiave. Se decise non si corre. Noi abbiamo avuto un calo in quelli che hanno una maggiore qualità, quindi i livelli sono diventati, ci si è livellati ed emergono, a mio parere, quelle lacune difensive che prima erano coperte con questo gioco scintillante in attacco. Ma prima sai perché? Adesso invece. Mario, erano corretti perché avevamo un centrocampo più dinamico. Da quando sono entrati i cosiddetti senatori che stavano fuori, Mister Laird è entrato subito in confusione. Sì, perché vuole cercare in tutti i modi di schierarli in campo e di trovare una collocazione. Ma lui vuole schierare questi senatori perché questi hanno un minimo di qualità. I senatori devono guidare la squadra, esatto, devono guidare più giovani. Ma dai senatori viene qualcosa in meno a livello di dinamicità, a livello di concentrazione, a livello di grinta. Andrea, ma non vi dice niente il fatto che nelle prime partite abbiamo avuto Bogliasino e Chiricò. Adesso ci soffermiamo su questi due giocatori che hanno Bogliasino sono i due migliori giocatori del campionato, Bogliasino, della 4, squadra, 5, non so della squadra. Il Lecce ha Memusciai, Bogliasino e Chiricò che sono i migliori giocatori. No? Oh, quando sono venuti a mancare Bogliasino e Chiricò? Ma anche De Rosa, non sottovalutiamo la dinamicità a centrocampo di De Rose. Ma io parlo veramente la qualità, ci aspettavamo di molto, la qualità ci aspettavamo molto di più di De Rose. Non è che abbia sostituito molto bene Giacomazzi, tra Giacomazzi e De Rose la differenza è pochissima, De Rose è poco più dinamico, Giacomazzi è un po' più esperto. Qua abbiamo una squadra che senza Bogliasino e senza Chiricò è una squadra da Serie C modesta, dobbiamo renderci conto. Poi c'è un altro particolare, Mario. Tu hai toccato due del centrocampo. Io ti dico che è una squadra che comunque c'è un Foti in avanti che Foti, non è che Foti, c'è l'abilità. È un mezzo giocatore. Beh, ti spiego subito perché è un mezzo giocatore. Sì, sarà, è un mezzo, ti spiego subito. E di testa Foti in pagella, se gli dovessi dare un voto io gli darei 8 per la testa, forte. Con i piedi più di 2, 2 e mezzo, 3 non glielo puoi dare. Però è uno che ha segnato 9 reti. Tu lo servi e lui gli... Vittorio. Quindi manca, chiaramente tante altre squadre farebbero carte false per avere Foti, per esempio. No, esatto. Il Foti senza il Chiricò e il Falco che giocano bene, non, Chiricò non, Foti non combina niente, assolutamente, perché ripeto, ma, è un mezzo giocatore. È un cannone a cui non dai i proiettili da sparare. Ma come fa una punta come Foti ad avere un centrocampo che non si esprime meglio per essere rifornito delle palle giuste per poterle mettere perché dentro. Mancavano i due giocatori importanti, ma perché manca il centrocampo, la dinamicità del centrocampo che non crea, ma perché c'erano le assenze di Bogliasino di noi l'abbiamo di visto Salò, noi l'abbiamo visto domenica e continuo a dire rendiamo atto alla volontà e alla capacità dei giocatori del Feralpi. Mi è piaciuto moltissimo il presidente del Feralpi quando a fine partita ha detto per loro è una giornata storica avere battuto il Lecce,
Quindi segno che quei ragazzi sono entrati in campo con una voglia di fare, di emergere, che a noi ci ha annichilito. E a questo proposito, Mario, cioè, quando abbiamo visto partire là, come si chiama, quello che ha segnato i due gol, Miracoli, aveva una velocità doppia rispetto agli altri. Oh. Montella sempre Mario, è un altro particolare che è legato a quello che hai detto tu. Noi all'inizio del campionato abbiamo trovato queste squadre che avevano paura del Lecce, perché leggevano sui giornali, vedevano in televisione e sentivano il Lecce è uno squadrone, il Lecce è una super corazzata, il Lecce è il Real Madrid, il Lecce è il Barcellona. Allora queste squadre dicevano, beh, speriamo almeno di pareggiare con il Lecce. Scendevano in campo con paura. Adesso, dopo Lumezzane e dopo Salò, le 16 squadre sono convinte di poter battere il Lecce. Certo, ma è anche giusto che sia così. Però se il Lecce poi accentua questa credenza che hanno le altre squadre, quest'autostima delle altre squadre, con giocate tipo il primo gol della settimana scorsa, per vedere Benassi che dà la palla a non mi ricordo chi era, quello che gliela restituisce in maniera ignobile, Benassi che si butta, Montella che si inserisce col piede, gliela toglie, la passa a quella porta vuota. Cioè, quei sono regali, Mario, dovuti al fatto, non dico, intanto la forza ha peccato Benassi nel credere che i suoi compagni siano all'altezza. Invece Diniz si è dimostrato un giocatore quasi inaffidabile per questa serie. Io, Mario, avevo la certezza che questa squadra avrebbe vinto il campionato con una passeggiata, non dico a Natale, come qualcuno ha detto a Natale che avremmo vinto. Errore gravissimo. Tutti. Io adesso con questa squadra ho seri dubbi che il Lecce possa vincere il campionato. Ma perché? Per le qualità tecniche, Vittorio? Sì, sì, per le qualità tecniche. Secondo me, se non hai la voglia giusta per dare tutto, per essere concentrato, come fai? Ma se dopo Salò i giocatori hanno detto noi ci riscatteremo a parole, e i fatti li devo dimostrare. Perché non sono capaci. Sono pienamente d'accordo in questo momento con Andrea, per un motivo semplicissimo. Tu me lo insegni, vecchio uomo di calcio, per la miseria. La domenica la proposizione che si fa della partita è nient'altro che la conseguenza di quello che è stato fatto in settimana. Ti alleni bene, giochi bene, ti alleni male, giochi meno. Vittorio, bene. Io seguo gli allenamenti. Io credo che questi risultati siano dovuti, quello che dice Andrea, alla supponenza di ognuno. Esatto. Pertanto in settimana io ritengo e sono fermamente convinto non si allenano come dovrebbero, sono carichi come dovrebbero. Per cui che ti devo dire, mi passa per la testa che magari il venerdì questi fanno fino alle 2 di notte in qualche discoteca, faccio un esempio, che non è certamente la vita d'atleta, perché se tu ti alleni bene e sei con i muscoli... Anche in passato, Vittorio, c'erano giocatori che davano tutto in campo e ritornavano a casa alle 4 di mattina. Io, siccome stiamo a dicembre e gennaio è alle porte, se la società non provvede a prendere due difensori centrali di Serie C, siamo d'accordo, Vittorio. Due difensori centrali di Serie C, su quello e se Bogliasino non recupera ancora, bisogna pensare anche a un uomo di centrocampo, il Lecce è destinato a non arrivare nemmeno ai playoff. Ma anche se tu prendi difensori, che normalmente le lacune ci sono, è fuori di dubbio. Ma e se non tu, sto dicendo ripeto, giocatori di Serie B o di Serie A, di Serie C. Sì, soprattutto di Serie. Quindi hai ragione che in Serie C non serve tanto la qualità, ma serve la quantità. Sì, no, esatto. Serve lo spirito. Giocatori di categoria. Per esempio, se noi dovessimo comprare i due centrali del Ferrar Pisalò, staremmo a posto. Malgrado noi teniamo giocatori che hanno giocato in Serie A, hanno giocato in Serie A. Oggi non sono né di Serie A né di Serie B. Posso farvi una domanda a tutte e due? Vorrei una risposta. Io che passo un po' per Cassandra normalmente. Vorrei sapere se con questa carenza di centrali che c'è a Lecce, i casi sono due. O Ferrario, faccio un esempio, è al di sotto ancora di questi, ma Ferrario anche in Serie A non è che fosse, però insomma la mezza figura l'ha fatta pure lui. Sì, ma voglio dire, ma è talmente giù oppure non dovrà giocare più? Ritorniamo sempre allo stesso punto. Puoi prendere qualsiasi difensore, ma se tu ci metti l'anima in campo, le partite non le vinci. Io ti metto questo di Ferrario, che si sa. Andrea, se non ci metti l'anima è vero, però se non hai le qualità tecniche tu ci puoi mettere pure l'anima, non ci riesci, non la spunti. Il Salò quale qualità tecnica ha?
Beh, ha messo io è una squadra di categoria, una squadra quella di categoria. Perché? È ultima in classifica, ha perché? Giocato con impegno. No, non è ultima, giocato, attenzione, non è ultima. Occupava in zona play-out, però ha mostrato delle individualità. La terz'ultima difesa del campionato, noi non riusciamo a segnare un gol e non solo non facciamo nemmeno un tiro in porta, ma non è possibile. È stata una partita vergognosa, umiliante, ma soprattutto mi soffermo, preoccupante. Io mi sono preoccupato dopo la partita di Salò, perché questa squadra secondo me non può arrivare nemmeno ai playoff. Ma sono anche preoccupanti le dichiarazioni di Redda post partita. Però non mi avete risposto. Che abbiamo, come ieri, abbiamo limitato i danni, non sofferto. No, quando ha detto non una cosa ancora mai... più grave. Ha detto noi non dovevamo riscattare la partita di Salò, ma dovevamo, perché a Salò abbiamo fatto noi la partita. Che orrore! Cioè, che orrore. Se l'ha detto veramente, se l'ha detto, è di una gravità eccezionale. Esatto, noi abbiamo fatto la partita a Salò, non abbiamo fatto un tiro in porta. Uno diceva Antonio dopo il 90esimo e mezzo tiro durante i 90 minuti contro il Salò, perché se avessimo perso 4-0 con il Carpi, Andrea, non ci sarebbe stato niente di male. Ne abbiamo perse tante partite. No, ma là non c'è questione di Io mi sono divertito a vedere quante partite... Sono livellate le squadre. Io mi sono divertito a vedere quante partite abbiamo perso in Serie C 4-0. Ne abbiamo perdute 11. Adesso 12. E tre volte a Catanzaro abbiamo perso 4-0. Due volte a Siracusa. E l'ultimo 4-0 in Serie C risale a 1971 a Messina. Da 41 anni non perdevamo in Serie C 4-0. Beh, ci sono risultati clamorosi nei campionati. Pure anche, perdere. Anche in Serie pure perdere. Si può pure però perdere. Ma no, col Ferrarpi Salò. No, perché ma no? Qualsiasi qualcuno l'aveva definito una squadra della Ferrovia delle Alpi. Esatto. L'aveva definito una squadra di ferramenta. Sono d'accordo con te, ma qualunque sia l'avversario. Non significa niente, perché fare dell'ironia è un conto, serve per sdrammatizzare. Però non dimentichiamoci una volta quando il buon Ciotti esordina da una radio cronaca dicendo clamoroso al Cibali, e che c'era l'ultima che stava mettendo sotto la prima, e quindi e capita quello di può perdere, capitare. Ma se perdi quindi in quel clamoroso modo... a Salò, allora possiamo dire clamoroso a Salò, ma sarà anche clamoroso a Falò, ma il Salò ha vinto con merito e ha evidenziato in maniera netta che ha ragione lui. Tu devi anche correre un pochino, perché se non corri ti mettono su specie dei ventenni. Esatto. C'è stato Miracoli che ha 20 anni, forse non li ha neanche fatti ancora, che si vedeva che era un ventenne pieno di artiglieri. E perché si è visto che aveva di fronte il Lecce? Esatto. Perché ha visto che il suo avversario, che fosse del Lecce, che fosse dell'Inter, che fosse di un'altra squadra, era inferiore a lui per quanto riguarda testa e capacità il Lecce, di corsa. Con l'organico che ha, caro Mario, con l'organico che ha, deve andare sia in casa di più e sia fuori, deve imporre il proprio gioco. Esatto. Imponendo il proprio gioco con, ripeto, grinta, voglia di vincere, voglia di lottare, perché ci sono giocatori che in campo sinceramente camminano. E l'abbiamo visto pure. E quello ieri. Sto dicendo io, cammina. La differenza è proprio questa, che adesso che i centrocampisti hanno abbassato un pochino il loro ritmo, si evidenzia di più questo fatto, quindi bisognerà, forse ragione Vittorio, comprare anche qualche centrocampista di quantità che abbia un pochino il piedino buono. Dipende da Bogliasino, se Bogliasino riprende teniamo Bogliasino, non si discute. Se Chiricò ritorna in buone condizioni stiamo bene a centrocampo. Se questi due giocatori dovessero ritardare la ripresa dovremmo provvedere a un centrocampista e soprattutto ritorno ai due difensori centrali. Ma parli per qualità tecniche? Qualità tecniche? Ma al di là delle qualità tecniche, serve la testa. Se non hai la testa, la giusta determinazione per scendere in campo e di dare tutto senza guardare in faccia l'avversario, chiunque esso sia, devi pigliare, non va da nessuna parte. In questo momento devi pigliare ad esempio la Juventus. Ma io dire, non vedo io niente devo giocare come quelli, perché la Juventus non è che abbia tutti sti fuoriclasse di cui si, però la Juventus ha una grinta, una determinazione pazzesca. Quindi sta uccidendo il campionato così. Speriamo. Noi dobbiamo anche chiudere. Però io voglio essere ottimista col Sud Tirol. Quindi penso che lei c'è più. Io lo sono sempre ottimista. E sta adesso alla forza del gruppo, e quando dico gruppo, oltre ai giocatori, staff tecnico, magazziniere e allenatore, devono fare unione, devono concentrarsi sulla partita. Vittorio. Io invece cosa dice per la partita di domenica? Col Sud Tirolo andrò con un pizzico di paura. Mentre prima neanche andavo con una certa spavalderia a vedere la partita, neanche adesso vero. Andrò domenica con un poco di paura. Però, perché non so quale tipo di Lecce, quale Lecce giocherà contro questo. Quindi è confuso il mister, vuol dire. Ma il mister sta più o meno mandando i migliori giocatori che ha. Noi comunque ripeto, sono
è sorto tutto dalle difficoltà in Lecce, l'ha evidenziato quando il mister Lerda ha avuto l'organico quasi al completo con Gedappia. Cioè, scandaloso, scandaloso a Salò, Vittorio, ha tolto De Rose per mettere Pia, ha giocato dal 4-3-3 che ci stavano distruggendo al 4-2-4, cioè due a centrocampo, Giacomo Mazzi che camminava. Ha indebolito di più il centrocampo. Esatto, e quindi subisce la difesa e si evidenziano le lacune. Allora, con un errore misto di paura e di ottimismo, noi salutiamo, ringraziamo, ringraziamo il nostro regista che ci sopporta veramente. E quindi salutiamo gli amici. Oltre al regista che ci sopporta, ringraziamo Giuseppe del Bar Imperia della Via 95esima Fanteria che ci prepara questo bellissimo aperitivo, Mario, che ce lo prendiamo subito. Arrivederci. Comunque ci risolveremo e forza Lecce, nel bene e nel male, ovunque e comunque. Bravo, andiamo avanti. Ciao e forza Lecce.